Dunque non aver vergogna quando dichiari di essere dalla parte del Signore e non vergognarti di me che sono in prigione. Anzi, ricorda che non sono in prigione perché ho rubato, perché ho ammazzato, perché ho imbrogliato, eccetera. Sono in prigione per Cristo. Piuttosto anche tu, aiutato dalla forza di Dio, perché senza quello ha schifio, soffri insieme con me per il Vangelo. Cioè accetta di star lì anche quando comincia a diventare pesante, quando costa qualcosa. Notate, dal versetto 8 al versetto 11, compresi tutti e due, quindi sono 8, 9, 10, 4 versetti, nel testo originale sono una frase sola. Arrivare in fondo è facile non riuscire a capire cosa si è detto all'inizio della frase. Ho visto che anche la traduzione della CEI, quella ufficiale dei Vescovi, mi pare che spacchi questa frase lunghissima in tre o quattro. La nostra traduzione la spacca in sei, per aiutare proprio a cercare di capire cosa dice e rendere possibile vedere i passaggi che ci sono dentro. I versetti 9 e 10 presentano una piccola sintesi di teologia della salvezza. Cosa vuol dire che Cristo ci ha salvati? Perché Dio ci ha salvati e ci ha chiamati a essere il suo popolo, non a causa delle opere che noi abbiamo compiuto, non perché siamo bravi noi, ma per sua decisione e per sua generosità. E il testo greco dice letteralmente: lui che è l'avente salvato noi e l'avente chiamato noi con una chiamata santa, dove c'è per due volte il participio avente chiamato, avente salvato. Avete salvato, avete chiamato. E cosa vuol dire usare questo modo di parlare che è strano? In italiano darebbe fastidio quasi. Vuol dire è qualcosa che lui fa continuamente. Non è che fa un qualcosa una volta ogni tanto, o ci sei al momento, prendi l'occasione o affari tuoi. No? Non batte un colpo, è una sua azione continua dentro di noi. Da sempre Dio è generoso verso di noi, per mezzo di Gesù Cristo, ma la sua generosità si è chiaramente manifestata ora che è venuto Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Notate, dice, quello di Dio che attraverso Gesù ci dona la salvezza e ci chiama a partecipare alla sua vita, non è qualcosa che è venuto per caso, è il suo progetto da sempre. Ancora prima di creare l'uomo, prima di creare il mondo, Dio aveva già pensato a come riaccoglierlo in sé dopo il peccato. Il peccato non è stato una sorpresa per Dio. Credete che ha fatto un essere bravo, bello, buono e bravo, e invece mi ha fregato in pieno. No, 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 non è una sorpresa per Dio. Da sempre sa di aver creato esseri limitati, esseri deboli, fragili, che possono sbagliare. E da sempre ha pensato il modo di recuperarlo. La storia di salvezza l'ha realizzata pian piano nella storia, ma è pensata da sempre. O che poi lo faccia in quel modo lì, per cui tra tanti sceglie qualcuno che faccia un cammino per tutti, a vantaggio di tutti, per cui di fatto chi si è accorto che lui, all'epoca di Gesù, siamo 2000 anni fa, 2000 anni fa, chi sapeva che Dio da 2000 anni stava portando avanti una storia di salvezza per tutta l'umanità? Chi la sia? Qualche ebreo? Neanche tutti gli ebrei lo sapevano, e fuori dagli ebrei pochissimi. Negli ultimi 20, 30 anni, 40 anni dopo la morte di Gesù, qualcuno che viveva lì nell'impero romano, qualcuno che è entrato in contatto con gli apostoli, ma erano pochissimi. Può darsi che lui la missione di salvezza l'abbia affidata anche a altre persone? No, quello no, perché la scrittura, il Nuovo Testamento dice che c'è un solo mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo Gesù Cristo. Però come ad esempio una persona, può darsi che anche altre ragazze abbiano offerto la possibilità. Quello è un altro discorso, ma quelli spariscono, quelli sono tentativi abortiti che... Anche lì, va bene, lasciamo quelle giunte, però lui ha... Nella nostra storia quotidiana, nei nostri paesi quasi tutti sono battezzati, tolti gli immigrati, vabbè, gli altri sono battezzati, quasi tutti, quasi tutti. Non ti arrivo. Però... Senza battezzati è chiamato. Figliolo, tutti i battezzati sono chiamati, molti battezzati non lo sanno. No, diciamo che il battesimo per sé è effetto e risposta a una chiamata. Solo che noi battezzando i bambini diamo la risposta prima della domanda.
diamo l'effetto prima della chiamata. Ma questo è un abuso nostro, e sarebbe poco se davvero le famiglie facessero quello che a suo tempo si erano impegnate a fare, cioè far fare ai figli che crescevano lo stesso cammino di fede che facevano tutti quanti da adulti per essere battezzati. Un cammino che poteva durare anni, ma da adulti. È stato quando le famiglie pian piano hanno smesso di educare che si è continuato a fare il gesto del battesimo, e poi ha cominciato a crescere adulti battezzati incoscienti di quel che erano. Non solo non consapevoli di nessuna chiamata, ma neanche consapevoli di quel che erano diventati attraverso il battesimo, ricevendo il battesimo. Il dramma nostro è la mancanza di consapevolezza da sempre, e lo vedremo adesso. Invece che valore ha la consapevolezza? Prendete tutto il Nuovo Testamento, è un continuo voi sapete, voi sapete, voi sapete, noi sappiamo, perché il cristiano sa, eccetera, eccetera. Che sa chi cristiano? E FS, tante volte, Enfixec. E questo è il dramma. Uno dei drammi, dopo, perché non basta sapere, però il sapere biblico non è mai sapere con la testa appena, fare un'esperienza. Essere consapevoli, che è un'altra roba, ecco. Andiamo avanti comunque. Da sempre Dio è generoso verso di noi per mezzo di Gesù Cristo, ma la sua generosità si è chiaramente manifestata ora che è venuto Gesù. Ecco, Gesù concretizza, rivela a tutti, fa sapere teoricamente a tutti gli uomini, in pratica a quelli che vengono a contatto con questo fatto. Egli ha distrutto il potere della morte, quando, come? Con la risurrezione, bravi, risorgendo. E con l'annuncio della sua parola ci ha fatto conoscere la vita immortale. Ecco, Zoe Aionios. Dio mi ha incaricato di annunciare questo messaggio. Dice, questo è il mio compito. Essere apostolo e maestro, annunciatore, apostolo, maestro. Sono tre aspetti diversi. Uno può essere annunciatore anche se non è apostolo. Uno che è apostolo invece è mandato proprio per. E cos'è che è maestro? Quando fa l'apostolo e l'annunciatore in modo da educare gli altri.